Ora andiamo a vedere il capitolo numero 8, la quarta casa. Man mano che Mike procedeva sul sentiero si sentiva meglio di quanto non fosse mai stato prima da quando aveva iniziato il viaggio. I suoi nuovi abiti e l'equipaggiamento da battaglia si intonavano benissimo tra loro, tanto da sembrare appartenere a quel posto meraviglioso. Provava uno strano senso di familiarità per quel panorama, nonostante avesse trascorso la maggior parte del tempo in quella terra vivendo dentro le varie case, camminare lungo quelle strade gli era comunque normale. Iniziare a riconoscere i profumi delle cose e il loro aspetto era come se i ricordi della sua vita passata cominciassero a svanire e le insolite caratteristiche di quella nuova terra stessero diventando la sua casa. Inoltre Mike continuava ad avere la sensazione di stare ricordando quelle cose, anche se consciamente ora ne sapeva di più rispetto a prima. Sentiva anche di avere una sorta di maggior potere e anche di appartenere a quella terra. Sapeva che molte di quelle sensazioni erano dovute agli ultimi avvenimenti vissuti nella casa della biologia e ogni volta che pensava verde faceva un gran sorriso. Camminando rifletteva che stando in quella casa si era veramente spostato a un nuovo livello. Cos'altro poteva esserci? Aveva visitato solo 3 delle 7 case e si domandava quale altre lezioni lo attendevano. D'un tratto sentì un rumore dietro di sé. Si voltò, fulmineò in una posizione di difesa. Restò lui stesso sorpreso per quella reazione così istintiva. Era teso in avanti con la mano pronta sull'elsa della sua bella spada di verità. Era la sua immaginazione o l'impugnatura stava vibrando? Tutta l'attenzione si concentrò sull'udito, rimase immobile come una statua, pronto a scattare e agire con perfetta precisione. Nulla. Poteva esserci stato il vento, ma non si era mosso neppure una foglia degli alberi lì intorno. Muovendo solo gli occhi e il resto del corpo perfettamente immobile, Mike passò a tappeto tutta la zona circostante. Come vedere nitidamente, non ricordava di aver mai avuto una tale accuratezza visiva durante i tragitti precedenti. Era come se qualcuno facesse risplendere su tutto una luce più brillante. Mike concentrò tutta l'attenzione dalle orecchie agli occhi, osservando ogni masso e punta rocciosa che colpivano la vista. Nulla. Cominciava a rendersi conto che per quanto si sentisse a suo agio in quella per lui nuova terra di case colorate, ciò nondimeno era una terra pericolosa. L'oscura presenza che aveva popolato i suoi sogni nella casa della biologia poteva essere ancora lì. Doveva stare attento, ma stranamente non aveva paura. Restò ancora immobile e vigile, essendo tutti i sensi al loro limite estremo. In quello stato di massima presenza, Mike stava scoprendo qualcosa di nuovo sulle proprie capacità. Pur non sentendo o vedendo niente di anomalo, sentiva che c'era qualcosa. C'era un profondo senso di disagio, una sensazione di pericolo e di tensione in tutto il suo essere, eppure nulla. Lentamente si volse e riprese a camminare lungo la strada, ogni tanto voltando leggermente il capo a destra e a sinistra per rilevare ogni indizio anomalo. Camminava continuando a riflettere. Cosa può essere? In una terra che trasuda amore e ricchezza di esperienze spirituali, come può esserci una cosa come quella? E perché mi sta inseguendo? Perché nessun angelo me ne ha
Vuole parlare? Pensava. Era davvero un gran mistero. Mike, tuttavia, sapeva che c'era e non avrebbe permesso a quella oscura creatura di avvicinarglisi troppo e di soppianto. Michael procedette spedito per tutto il pomeriggio. Man mano che l'ora del tramonto si avvicinava e non vedendo ancora traccia della casa successiva, si fermò per guardare dietro di sé. La strada che aveva fino allora percorso ed estrasse la sua mappa. Rimase per un po' a osservare tutta l'area circostante in attesa di un movimento, di un suono, nulla. Constatò con sollievo che la mappa era di nuovo attiva e che gli mostrava lo stato di fatto della sua situazione. Il puntino "tu sei qui" era sempre lì e poco lontano da quel punto era segnata la casa che doveva raggiungere. Era proprio dietro la curva. Mike sorrise, rimise la mappa nella sacca e cominciò il suo cammino. Il viaggio da una casa all'altra era durato quasi un giorno intero e Mike considerò che le case erano disposte tra loro tanto lontano da richiedere alla persona un certo impegno per raggiungerle, ma finora per nessuna aveva dovuto passare una notte all'aperto. Ne fu contento. Cominciava a sentirsi un po' stanco e non solo fisicamente. Lo stato d'allerta mantenuto per ore gli aveva richiesto una buona dose di energia. In quell'ora misteriosa che il crepuscolo dove tutti i colori sembravano addolcirsi, Mike la vide appena voltato la curva. Nonostante tutto intorno a lui fosse illuminato dalle calde sfumature rosso-arancio del tramonto, la casa di stile campagnolo sembrava risplendere di un purissimo color viola, come se la luce circostante non avesse alcuna influenza. Mike si bloccò, pieno di stupore. Non aveva mai visto una sfumatura di tale bellezza. Era di un viola intenso, sereno e pieno di energia nello stesso tempo. Aveva la sensazione che l'intero edificio fosse traslucido e irradiasse luce da dentro. Continuò ad avvicinarsi, ricordandosi che fermarsi troppo lontano non era prudente, anche se gli pareva di essere ormai al sicuro, data la vicinanza alla sua meta. La bellezza dell'edificio era solo un annuncio di ciò che poi sarebbe arrivato, perché quando sulla porta apparve l'angelo per salutarlo, rimase senza parole. Mai e poi mai aveva visto tale bellezza in una creatura. Davanti a quella visione desiderò cadere in ginocchio, tale era il rispetto che provava. Cosa sta succedendo? Aveva forse sviluppato una maggiore sensibilità visiva? Non riusciva a ricordare di aver mai visto un colore simile. Rimase muto davanti a quella visione, come un bambino che per la prima volta vede il tramonto chiedendosi quale magia sia all'opera. Poi sentì la sua voce e oh che voce! Da profondità silenziose udì una voce morbida come la seta che quietò ogni vibrazione nell'aria. E quella voce era chiaramente femminile. «Salve Michael Thomas!» dal puro intento, disse quella voce piena di serenità. «Ti stavo aspettando!» Mike era stordito e non pronunciò una parola. Non riusciva neppure ad avere un pensiero coerente che l'angelo potesse leggere. Era allibito e aveva perfino smesso di respirare. L'angelo sorrise e continuò. «Non sono più femmina di quanto lo fosse verde, Michael. Gli angeli non hanno genere, ma conservano gli attributi di entrambi
i vostri generi biologici. La voce e l'aspetto che ho assunto sono perché tu ti senta a tuo agio in questa casa. Mike non capiva quasi nulla di quello che Viola stava dicendo. Aveva ripreso a respirare, ma ancora non sapeva cosa dire. Tentò per il suono gracchiante delle sue parole. Sei una tale visione. Non solo sapeva di aver granchiato, ma anche di aver fatto un saluto stupido. Che cosa sciocca da dire a una tale stupenda entità? Mike si sentì goffo, come quando da ragazzo si trovò per la prima volta a dover parlare con un adulto di qualcosa di intelligente e non c'era riuscito. Il suo stupore era in parte anche dovuto all'incongruenza di ciò che vedeva. Un'imponente presenza angelica che sembrava racchiudere tutta la delicatezza della femminilità, nonostante non ci fosse nessuna differenza tra l'aspetto fisico di Viola e quello degli altri angeli. Vestivano tutti solo il colore delle loro rispettive case e ciò non mostrava né celava alcuna qualità di genere. Tutti erano molto grandi, ma quel volto, il volto di Viola, era decisamente femminile. Era un volto gentile come quello di sua madre e di sua nonna, e con la bellezza della santità. Mike sospirò e provò di nuovo. Ti prego, perdonami, Viola. Mike capì che chiamarlo con il nome del suo colore era come contravvenire a quel che per lui era stato un saluto educato, poiché gli sembrava un modo troppo familiare. Continuò. Non mi aspettavo, cioè non sapevo che gli angeli potessero essere femmine. Subito si pentì di aver aperto la bocca. Quanto era stupido, naturale che gli angeli fossero femminili. Tutti i dipinti di angeli che aveva visto non li rappresentavano forse come esseri dai tratti femminili? Viola non si mosse, provò a parlare di nuovo. Ciò che volevo dire è che nessuno degli altri finora sembravano tutti uomini, cioè maschi e maschili. Mike avrebbe voluto riavvolgere il nastro del tempo e cominciare da capo. Aveva perso ogni eloquenza e capacità di parlare. Aveva salutato quell'angelo in modo davvero misero e inadeguato. Sospirò di nuovo e scosse le spalle con rassegnazione. Viola gli sorrise. Capisco benissimo, Michael Thomas. Lo sguardo che gli rivolse avrebbe potuto sciogliergli l'armatura. Non c'era alcuna nota romantica, solo l'incredibile sensazione della pura essenza dell'amore materno. Ciò colse Mike di sorpresa. Fu come se si fosse improvvisamente incontrato con la sua mamma, con quel senso di riunione con la sua famiglia perduta, unita a gioia e incredulità. Erano passati così tanto tempo dall'ultima volta che lo aveva provato. Voleva essere tenuto tra le sue braccia e coccolato. Si sentì subito imbarazzato per quei pensieri, sapendo che Viola poteva percepirli. L'angelo continuò. Ti ci abituerai in fretta, Michael. Ci sono delle ragioni per cui mi mostro a te in questo modo. Non è così per tutti quelli che arrivano qui. Ma per te è diverso. Mai capì che l'aspetto e l'atteggiamento di Viola erano a suo beneficio. Accettò l'idea, ma si chiese perché lui dovesse aver bisogno di vedere un angelo materno. Perché te lo sei guadagnato, disse Viola con aria saggia. Non tutti qui è in funzione di una lezione, Michael. Molte cose sono dei regali per la tua crescita. Hai visitato solo 3 case e già dimostri di essere una delle persone più speciali
che siano mai giunte da noi. Michael l'ascoltava e prima che lui potesse pensare a qualcosa da dire in risposta a quell'evidente complimento, Viola disse una cosa che Mike non avrebbe mai dimenticato. Michael Thomas, dal puro intento, togliti le scarpe, per favore, disse dolcemente. Mike fece ciò che gli era stato chiesto e vide anche che vicino alla porta c'era uno spazio proprio per un paio di scarpe. Le posò notando che ci stavano perfettamente. Michael, sai perché te l'ho chiesto? Domandò Viola. Michael ci pensò sopra. Perché siamo in un luogo sacro? Domandò, ricordandosi di Mosè e del rovente ardente e di come sarà svolta quella vicenda. Se così fosse, perché gli altri non te lo hanno chiesto? Mai riflette sulla domanda, poi rispose, perché tu sei un angelo molto speciale? Viola stava divertendosi a quel scambio di battute e ridacchiò. Mike era perplesso, sapeva di non aver dato la risposta giusta. Ti prego, entra, disse Viola voltandosi e precedendolo all'interno della casa. Mike la seguì pensando che la loro conversazione non era arrivata al dunque. Mentre la seguiva le chiese, Viola, dimmi, perché mi hai chiesto di togliermi le scarpe? Sarai tu a dirlo a me, Michael, prima di lasciare questa casa, rispose Viola, continuando a precederlo. A Mike non piaceva quando gli angeli gli facevano aspettare una risposta, specialmente quando si aspettavano che dovesse essere lui a darsi la risposta. Troppo lavoro, pensò. È per questo che sei qui, disse Viola, addentrandosi sempre più all'interno della casa, e lui si sentì nuovamente sciocco per quei pensieri. Diversamente dal suo abitante, la casa era molto semplice e Mike si rese conto che, abbagliato dalla presenza dell'angelo, aveva trascurato di leggere il nome della casa sull'insegna. Viola, qual è il nome di questa casa? Chiese. Viola si voltò e lo guardò negli occhi. Questa è la casa della responsabilità, Michael Thomas, rispose e attese di vedere la sua reazione. Ma capì subito che si stava profilando delle complicazioni. Oh, disse in tono inespressivo. Viola non ricevette la reazione che si aspettava. Si voltò e proseguì. A sentire il nome della casa, Mike si sentì disturbato. Cominciò a immaginare la serie di scenari che gli si potevano presentare durante quella permanenza. La parola responsabilità aveva sempre avuto per lui una brutta connotazione, soprattutto perché i suoi genitori battevano sempre su quel tasto per tutto quello che faceva, usandola specialmente per criticare. Poi l'aveva sentita usare dalle donne che aveva frequentato, di solito accompagnata da qualche lamentela per le sue azioni. Come mai le donne cercavano sempre di correggermi? Pensò. Poi gli venne il terribile sospetto che in quella casa anche l'angelo Viola gli fosse apparso come femminile con lo stesso scopo. Un'altra donna inviata da Dio per cambiarmi? Che anche Dio sia una donna? Che bello scherzo sarebbe, Mike, sorrise, e quei pensieri prodotti dalla sua mente di maschio umano, ben sapendo che non erano quella la verità. Dio non era né maschio né femmina, ma si era divertito a immaginarsi quella scena improbabile. Qual era lo scopo della casa delle responsabilità? Viola continuò a fargli strada in un labirinto di piccole stanze. Cosa c'è lì dentro? Chiese mentre passava davanti a una serie di grandi porte a doppio battente.
Il teatro, rispose Viola senza rallentare il passo. Un teatro. La mente di Mike cominciò a frullare. Un teatro in questo posto angelico. Si reciterà una commedia? Poi ebbe un pensiero buffo. Forse proietteranno un film. Mai pensava che sarebbe stato davvero divertente se il giorno dopo lui e Viola fossero andati insieme al cinema, magari per vedere uno di quei film famosi sugli angeli. Per poco non scoppiò a ridere. Viola, conoscendo esattamente ciò che stava pensando, era altrettanto divertita, ma per altre ragioni. Alla fine raggiunsero la loro destinazione. La stanza per la cena era la camera da letto, erano molto simili a quelle delle altre case. Nell'armadio Mike trovò delle pantofole e dei bellissimi abiti viola, chiaramente destinati a lui durante il suo soggiorno. Sentì il profumo del cibo e, come al solito, trovò nella stanza accanto un'ampia selezione di vivande. Come sapevano in modo così preciso il momento in cui sarebbe arrivato? Infatti, fino ad allora non aveva mai incontrato qualcuno che stesse preparando il suo pasto e neanche chi poi riordinava il tutto. Gli venne in mente il gran disordine che lui e Verde avevano fatto il giorno, tanto da ritrovarsi poi con i mirtilli fra le dita dei piedi. C'era chi preparava il cibo senza farsi vedere, come ci fossero dei folletti. Che posto era mai quello? Mike si voltò aspettandosi di non trovare Viola, come succedeva con gli altri angeli, ma l'angelo era ancora lì. «È tutto di tuo gradimento, Michael?» chiese Viola. Era davvero una meravigliosa creatura e Mike si sentiva tranquillizzare dai suoi modi materni. «Sì, grazie», fece un breve e rispettoso inchino. «Domattina inizieremo. Buonanotte, Michael Thomas, al puro intento», disse uscendo. Le cose erano cambiate, proprio come Verde si era comportato diversamente dal solito, restando sotto il portico quando aveva lasciato la casa della biologia. Viola aveva quasi fatto lo stesso in quell'occasione. Perché gli angeli diventavano più educati? Perché iniziavano a seguire l'etichetta degli umani? Mike aveva notato questa differenza, ma decise di non fare domande. Cenò, si preparò per andare a letto e subito cadde in un sonno profondo. Si sentiva al sicuro, al caldo e amato. Il giorno dopo avrebbe iniziato una nuova avventura e sapeva che avrebbe scoperto quale lezione riservava Viola per lui. Sognò la sua infanzia, i suoi genitori e si sentiva bene.